Bene, bentornati qui con me, che sono Valentina del progetto Notoli Venice, del mio progetto Notoli Venice. Per chi non mi conosce, sono una guida turistica di Venezia e non solo, anche di Treviso e provincia. E mi trovate sui social con il nome Not Only Venice, oppure su Facebook e in Instagram, oppure su Facebook Not Only Venice Tourist Guide. Se appunto vi piace, vi piacciono questi contenuti o questi temi, le tematiche insomma che sto affrontando qui nelle dirette, non esitate a cliccare mi piace, un like, ma soprattutto scrivetemi se avete qualche domanda o curiosità in generale che volete affrontare con me, perché assolutamente ci possiamo comunque sentire anche dopo, successivamente. Ripeto, appunto, sono una guida turistica di Venezia e oggi vi voglio portare in un angolo di Venezia che a me è particolarmente diciamo caro e gradito, e non siamo tanto distanti da Rialto, diciamo la corte seconda del Milion è appunto quella che il posto appunto che vi voglio portare, perché ci dà il pretesto di parlare di un personaggio. Adesso vi faccio vedere anche per chi mi segue in Facebook l'immagine, mentre chi mi segue in Instagram l'ho preparata così. Ecco, questa è la corte seconda del Milion e come potete vedere è una tipica corte veneziana, e si dice appunto che vi sia vissuto Marco Polo al ritorno poi dei suoi viaggi. Come potete vedere, è la tipica corte veneziana con una bellissima vera da pozzo al centro, e poi con l'edificio appunto con la forma di tipica del gotico veneziano. E appunto questo ci dà il pretesto per parlare di Marco Polo. Marco Polo è questo diciamo viaggiatore che tutti noi credo principalmente conosciamo veneziano. Era un discendente della famiglia Polo, che è una famiglia appunto che era discendente dalla Dalmazia, però comunque risiedeva a Venezia da tantissime generazioni. Tant'è che, lo ricordiamo, lo inquadriamo, 1254 è nato, per cui si parla del pieno medioevo, quindi del 1200, e appunto per distinguere da altri rami della famiglia diciamo Polo, avevano la sua famiglia aveva un soprannome detto Emilion, e quindi poi successivamente è stato tra virgolette storpiato in Milion, per cui adesso sappiamo come mai appunto questo posto diciamo a Venezia è detto appunto Corte del Milion, proprio perché era il soprannome della famiglia di Marco Polo. Diciamo che per tanto tempo, per lungo tempo, il famoso libro Il Milione si pensava fosse, derivasse dal nome appunto un milione di storie che appunto lui racconta nei suoi viaggi. In realtà è proprio derivante dal suo soprannome. Marco Polo all'età di 17 anni parte da Venezia con il padre Nicolò e lo zio Matteo. Lui era, in quel tempo era orfano di madre, e per cui i due parenti, il padre e lo zio, hanno appunto voluto portarselo via in questi viaggi. Già loro erano dei ricchi patrizi mercanti, avevano già visitato diversi posti, erano già stati a Costantinopoli, in Crimea, come diciamo larga parte dei mercanti veneziani. E vi faccio appunto a vedere, adesso vi trovo anche l'immagine i viaggi che hanno intrapreso appunto assieme al padre e allo zio, appunto arrivando fino in Cina.
Ora vi faccio. Eccoci qua. Quindi, come potete vedere, sono partiti da Venezia e hanno in pratica ovviamente raggiunto Costantinopoli, la Crimea, hanno costeggiato poi tutta l'Asia, l'India e sono arrivati a Pechino. Potete appunto immaginare che intanto questo lungo viaggio a dorso, comunque di cavallo, in ogni caso gran parte a piedi, quindi con nessun altro mezzo, hanno avuto la possibilità di stringere appunto un'amicizia, una grande relazione di amicizia con il Gran Khan del Katai, che poi successivamente appunto ha fatto investire Marco Polo di un titolo diciamo nobiliare e lo ha tenuto alla sua corte appunto come diciamo rappresentante, ambasciatore o anche comunque informatore, e poi lo ha addirittura nominato governatore di una parte della Cina. In pratica ha vissuto e ha potuto visitare tantissimi luoghi che al tempo agli europei erano preclusi. Per esempio, è potuto appunto viaggiare fino al confine del Tibet e scoprire la valle del Pamir, il deserto di Lop e del Gobi, il deserto del Gobi, che fino ad ora, fino a quel tempo, nessun europeo vi era mai stato. E poi, dopo 22 anni, ha deciso poi di ritornare a Venezia. Infatti nel 1292 riparte e 3 anni successivamente, dopo 3 anni, ritorna a Venezia nel 1295. Ritorna a Venezia arricchito sicuramente, poi dovete immaginare che a quel tempo, diciamo, con tutte le difficoltà del tempo, loro sono riusciti a viaggiare e comunque che cosa si sono portati? Come facevano a mantenersi a quel tempo? Semplicemente loro prima di partire hanno venduto tutti i loro possedimenti e li hanno riconvertiti in pietre preziose che poi sono state cucite nelle loro vesti. Quando sono ritornati hanno appunto avuto determinati scambi e via dicendo, sono tornati arricchiti con altri oggetti preziosi e pietre preziose e via dicendo e hanno potuto poi successivamente acquistare quella che è l'attuale corte del Million con appunto vari palazzi tutti intorno. Ma Marco Polo poi nel 1298 è stato imprigionato, c'è stata la battaglia di Curzola in Dalmazia contro i genovesi, Venezia perse in quel frangente, per cui è stato imprigionato, è stato in prigione per un anno, quindi fino al 1299, e poi ha conosciuto questo personaggio un po' particolare, Rustichello da Pisa, che era diciamo un letterato, era un autore che scriveva romanzi cavallereschi, e ha colto l'occasione in Marco Polo, in tutti i suoi racconti, di scrivere appunto questo libro, per cui il Milione, che all'epoca era stato diciamo scritto in francese antico, poi dopo è stato tradotto in altre lingue, e appunto questa è la testimonianza di tutti i viaggi che Marco Polo appunto stesso ha fatto assieme ai suoi parenti e ha raccontato appunto questo Rustichello da Pisa che poi diciamo lo ha romanzato. Se avete piacere di leggerlo, potete trovare diversi diciamo livelli di lettura di questo libro, perché trovate comunque il cronista fantasioso di Marco Polo, appunto, che diciamo romanzeggia un po' tutto quello che ha vissuto, ma anche trovate diciamo, il punto di vista anche del tipico mercante veneziano che vi abbonderà in vari dettagli, diciamo, e soprattutto anche di stili di vita diversi e che comunque vede diverse culture, ovviamente. E quindi è veramente una testimonianza
grandissima di questo che ha fatto appunto questo viaggiatore veneziano e che poi è stato anche preso come studio, potete immaginare, anche da Cristoforo Colombo e da tantissime altre persone, viaggiatori appunto che successivamente hanno intrapreso altri viaggi avventurosi alla scoperta di appunto posti non ancora visitati. Voglio terminare con alcune curiosità. Innanzitutto il volto di Marco Polo, dove lo troviamo? Vediamo se qualcuno si ricorda. Le vecchie 1000 lire avevano appunto il volto di Marco Polo. Appunto una certa nostalgia, insomma, vedere appunto la vecchia banconota, eccola qui. Appunto delle 1000 lire. E cosa ha portato poi Marco Polo nel suo ritorno a Venezia? Sicuramente ha visto tantissime culture, ha visto diverse culture diverse rispetto appunto a quella europea, e si dice abbia introdotto il modo la ricetta, diciamo il modo per fare il gelato, il sorbetto. E infatti se volete visitare Venezia, in qualche gelateria trovate proprio il tipico sorbetto veneziano, ovvero si dice abbia importato a Venezia il modo di congelare un liquido comunque zuccheroso, e all'epoca i cinesi era anche ricavato dal riso, mescolandolo appunto con della frutta e mescolandolo e comunque immergendolo in un contenitore con del ghiaccio e della neve, e appunto loro avevano già inventato il gelato e Marco Polo ce l'ha insomma portato dall'Oriente. Quindi è una piccola curiosità appunto che potete trovare a Venezia eventualmente se volete venire a visitarla. Ultimissima cosa, si dice che abbia sposato, una leggenda parla che racconta appunto che abbia sposato una figlia dell'imperatore cinese e che poi quando è stato imprigionato nel 1298 appunto la sua moglie, che poi si dice appunto era rimasta segreta proprio per differenze culturali, si suicidò apprendendo appunto la notizia che il suo caro marito appunto è stato imprigionato, per cui si dice che camminando magari verso sera al tramonto in corte del Milion si possa sentire il pianto della moglie di Marco Polo appunto cercandolo o comunque chiamandolo in lungo e in largo, proprio perché è lo spirito, diciamo, che aleggia nella corte appunto del Milion. Bene, termino qui, innanzitutto ricordandovi la mia pagina Facebook e Instagram Not Only Venice per altre notizie di Venezia, ma non solo, altre curiosità di Venezia, ma non solo, e ci vediamo insomma nelle mie pagine Facebook. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao!